Ciao a tutti, buongiorno, buon pranzo e buona giornata a tutti. Sono Razak della Scuola Lingua e in questo video voglio presentare l'uso dell'articolo determinativo e an in inglese. Allora, e si usano avanti i nomi che iniziano con il consonante. E an si usa avanti i nomi che iniziano con vocale. Per esempio, eka, una macchina, e bottle, una bottiglia, an apple, la mela, an excellent driver, quindi un conduttore bravo, eccellente. E ora vediamo l'uso degli aggettivi possessivi. Allora, gli aggettivi possessivi sono 6, 3 singolare e 3 plurale. Ora vediamo i pronomi personali in inglese, che è I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, questi sono i pronomi personali. Per esempio, uno si chiederà: I, qual è l'aggettivo possessivo di I? È my, che è mio. You invece? Io. Tuo o tua, così come singolare femminile che mascolino, si usa io. He, his, suo. She, ha. It, it's, we, our, nostro o nostra, you, your, vostro o vostra, e de, dea. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we. Our, you, your, de, dea. Grazie a tutti per aver guardato la video, iscritti al nostro canale e supporta, aiuta tantissimo a pubblicare il canale e raccomandalo a tutti i vostri amici, famiglie e relativi.